the worshipers where's all of my praise I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God here we go. Alleluia, Dio è buono. È stato d'altronde come sempre meraviglioso stamattina dire amen alle vostre preghiere, perché ho avvertito nel mio spirito che venivano da un cuore unito, da un cuore unito col Signore. Chiudiamo un attimo i nostri occhi e preghiamo. Alleluia. Signore stamattina ti prego con tutto il cuore che la tua parola possa scendere in ogni cuore. Come un balsamo, Signore, che rinfresca ancora, Signore, stamattina la tua parola scenderà in ogni vita. Sì, Padre, perché noi dipendiamo dalle tue labbra. Usami, Signore, per dire esattamente ciò che tu stamattina vuoi dire al tuo popolo. In Cristo Gesù. Amen, amen, alleluia. Apriamo le nostre Bibbie stamattina nella epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 2. Paolo ai Corinzi, capitolo 2, incominceremo a leggere dal verso 9. Paolo ai Corinzi, capitolo 2, verso 9. Giovedì, per chi c'era, abbiamo parlato fra le altre cose di come Gesù si offrì a coloro che lo ascoltavano come pane della vita. Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Io sono il pane della vita, disse Gesù. Chi mangia di questo pane non avrà mai più fame. Ma alcuni non compresero che quello che Gesù stava dicendo aveva un significato altamente spirituale. Anzi, cercavano di riportarlo alle loro esperienze terrene, materiali, riportandolo all'esperienza di Mosè che aveva dato al popolo di Israele la manna caduta dal cielo. E così come abbiamo detto la donna samaritana quando non aveva avuto ancora una piena rivelazione di quello che Gesù voleva dire, quando disse bevi di quest'acqua, perché attraverso quest'acqua tu non avrai mai più sede. Oh Signore, rispose la donna samaritana, dammi di quest'acqua, onde io non vengo più qui ad attingere, onde io non abbia più questa seccatura, riferendosi a qualcosa di materiale. Ma poi il Signore gli diede piena rivelazione e poté capire che Gesù era quell'acqua che disseda, così come egli si proclamò il pane che sazia e che sazia in eterno. Ma l'uomo carnale non può comprendere le cose spirituali. Anzi, quando un uomo carnale ascolta qualcosa di spirituale, lo riporta subito all alla sua essenza di materialità. Non è così, fratelli, per l'uomo spirituale. E Paolo qui, scrivendo ai Corinzi, incomincia a scrivere al verso 9, ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investe ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo. Confrontando cose spirituali con cose spirituali. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or, noi abbiamo la mente di Cristo. Or noi, uomini spirituali, abbiamo la mente di Cristo. Or noi, uomini e donne di fede, che abbiamo dato la nostra vita al Signore, abbiamo la mente di Cristo. Non siamo più, abbiamo abbandonato l'uomo carnale e ci siamo rivestiti di quell'abito, come ho sentito nella preghiera, ci siamo rivestiti di quell'abito spirituale, fatto su misura per ciascuno di noi. Dice l'Apostolo Paolo: Come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, e che non sono salite neanche nel cuore dell'uomo, quelle il Signore ha preparato per tutti coloro che credono. Noi abbiamo creduto, fratelli, perché il Signore ci ha donato la fede. Or, questo, dice la scrittura, non viene da voi, ma è il dono di Dio. La fede che noi abbiamo ricevuto è il dono che Dio ci ha dato. Ma possiamo dire anche che. Attraverso la nostra esperienza, attraverso la scrittura, noi sappiamo in chi abbiamo creduto, perché il Signore ci ha già dato prova di quanto Egli è meraviglioso e di quante siano meravigliose le cose che il Signore ha preparato già per il suo popolo. Noi abbiamo creduto attraverso la scrittura che il Signore ha già fatto cose meravigliose. Quindi non è soltanto un atto di fede. Sì, noi per fede diciamo che il Signore opererà in questa città. Amen. Noi ci crediamo e sappiamo con tutto il cuore che quello che Lui ha promesso, di certo Lui lo manterrà. Ma oltre alla fede conosciamo anche già per esperienza, perché il Signore nel corso dei secoli ha già dato prova ai Suoi figli che Egli è un Dio meraviglioso, ha fatto cose meravigliose nella tua vita, ha fatto già anche cose meravigliose, incominciando dal popolo di Israele. In maniera meravigliosa e soprannaturale il popolo di Israele uscì dal paese d'Egitto, non attraverso cose naturali, ma attraverso cose miracolose. E noi crediamo, perché crediamo a tutta la, la scrittura. E già il Signore ha fatto un'opera meravigliosa in ciascuno di noi nel momento in cui ha già dato il suo figliuolo Cristo Gesù. Non è questa l'opera più meravigliosa che il Signore ha già compiuto per la nostra vita? Eppure il Signore dice che Egli ha preparato ancora cose meravigliose e ce le riserverà per il futuro. E noi le riceviamo già nello Spirito queste cose meravigliose perché il Signore le ha già rivelate ai Suoi figliuoli. Il Signore già ha rivelato attraverso i profeti, lo ha rivelato attraverso l'Apocalisse e noi man mano che passa il tempo ci accorgiamo e sappiamo che ciò in cui abbiamo creduto man mano si realizza perché il Signore non è un uomo che mente, il Signore è il Signore, Egli è Dio ed Egli è il principio e la fine e conosce ciò che era dall'inizio e conosce ciò che sarà alla fine. Ecco che il Signore si muove attraverso uomini spirituali. Un uomo carnale, un uomo che vive per le cose di qua giù, non può comprendere le cose che Dio ci ha dato. Dice la scrittura, Dio però, Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito. Come hai stabilito che Gesù è il figlio di Dio? Te l'ha rivelato sangue e carne? No. Attraverso lo spirito di Dio tu puoi attestare che Egli è il figlio di Dio e attraverso la fede tu lo hai accettato come tuo personale salvatore e come tuo personale signore. Attraverso il suo spirito diceva, diceva eh, Giovanni nel Vangelo al capitolo 16: Quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo, parlerà un tutt'uno col padre e col figlio, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Il Signore parla agli uomini spirituali attraverso il suo spirito. Non puoi ricevere le cose di Dio attraverso la tua carnalità, attraverso la tua materialità, attraverso l'essere un uomo aggrappato alle cose di qua giù, ma le riceverai soltanto nel momento in cui ti eleverai. Per ricevere le cose che il Signore ti vuole dire attraverso il suo Spirito. Il Signore attraverso il suo Spirito quando disse io non vi lascio soli, io quando andrò al Padre vi darò il consolatore affinché Egli vi annunzi tutte le cose che dovranno venire, affinché Egli vi dia una spiegazione totale anche delle cose che io vi ho detto. Voi le riceverete ancora meglio, le comprenderete ancora meglio perché lo Spirito Santo parlerà al vostro cuore. Cose spirituali ricevute da uomini spirituali. Queste cose non possono essere comprese da uomini che usano il proprio intelletto, la propria sapienza, la propria filosofia. Il Signore ha reso nulla la sapienza degli uomini, perché il Signore è, pi è piaciuto a Dio salvare coloro che credono attraverso la follia della predicazione, attraverso la croce di Cristo. Chi dice tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Tu non puoi capire cosa dice un tuo fratello o una tua sorella se non te lo rivela attraverso la parola. Così dice il Signore, pure, nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ma noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo. Fratelli, noi abbiamo ricevuto lo spirito di Dio. Lo spirito del mondo è in un certo senso fa parte di quelle capacità naturali che pure sono tante, perché il Signore ha dato anche a noi sapienza come uomini. Noi attraverso le nostre capacità naturali ovviamente siamo riusciti nel corso dei secoli a fare cose straordinarie, scienziati di ogni tipo nel campo delle scienze, della matematica, della fisica. Abbiamo, siamo riusciti ad andare sulla Luna, abbiamo fatto cose meravigliose da un punto di vista naturale, ma questo non basta, fratelli, questo non basta per comprendere le cose di Dio. Anche l'ultimo degli uomini, ma con un cuore aperto, con un cuore da uomo spirituale, con un cuore da uomo o donna aggrappato alle cose di Dio, riceve le profondità di Dio, riceve le cose che il Signore ha preparato per coloro che hanno un cuore spirituale e che sono in grado di capirle. Ho ascoltato una frase che ho registrato nella mia mente perché è una frase che è molto azzeccata, ovvero l'uomo spirituale vede molto di più stando in ginocchio mentre prega rispetto a qualsiasi altro uomo, filosofo, scienziato, sapiente che si eleva nelle punte dei piedi. E immaginavo figurativamente anche questa scena. Un uomo di Dio, mentre è in preghiera, riceve quelle rivelazioni profonde attraverso lo Spirito di Dio, che un uomo, un sapiente, un qualsiasi, che è anche dotato di conoscenza e di intelligenza anche particolare rispetto ad altri non può conoscere. Perché? Perché il Signore li ha rivelate soltanto a coloro che hanno un cuore spirituale, a uomini spirituali. Di queste cose noi parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo. Perché? Perché l'uomo naturale, cioè l'uomo che non è approfondito nelle cose di Dio, non le può conoscere. Mentre noi che abbiamo la mente di Cristo, noi che abbiamo conosciuto il pensiero di Gesù Cristo, perché Egli ce lo ha voluto rivelare attraverso il suo Santo Spirito, sì. Noi lo possiamo fare perché abbiamo un cuore spirituale e siamo collegati attraverso lo spirito con quello che il Signore quotidianamente suggerisce alle nostre vite. Cose spirituali attraverso uomini spirituali e attraverso donne spirituali. Colui che è spirituale giudica ogni cosa. Noi siamo in grado di giudicare anche le cose carnali, ma non viceversa. Dal piano di sopra tu guardi verso il piano di sotto ma dal piano di sotto non puoi guardare verso il piano di sopra. E ancora l'Apostolo Paolo esprime lo stesso concetto, se girate semplicemente pagina nel primo capitolo, al verso 17, dice, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Cioè, attraverso la propria intelligenza, l'uomo poteva anche comprendere, e attraverso la propria sapienza, poteva anche comprendere, perché basta che tu... Esca da qui e guardi la natura, guardi una giornata di sole, guardi le stelle, guardi qualsiasi cosa che Dio ha creato e questo potresti anche rendertene conto attraverso la tua sapienza che c'è un Dio che è al di sopra di ogni altra cosa. Quindi l'uomo avrebbe potuto anche attraverso la sua sapienza e la sua intelligenza fare in modo che il suo cuore si aprisse per dire Oh Signore, sei tu che hai creato tutte queste cose meravigliose. E allora tu me lo hai rivelato attraverso la mia intelligenza, ma adesso io apro il mio cuore per riceverlo e per immagazzinarlo dentro la mia vita e allora da uomo naturale chiunque potrebbe diventare un uomo spirituale. Ma guardate cosa, non c'è bisogno che lo prendete, lo leggo io. Ma Paolo ai Romani dice: "Poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio, ascoltate bene, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. E hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, guadupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, si sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno durato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Amen. Noi da uomini spirituali adoriamo il creatore di ogni cosa e lo ringraziamo per le creature. Ogni cosa ci parla di Dio perché noi da uomini naturali quali eravamo, da uomini materiali e radicati alla cosa di questa terra, ci siamo elevati per diventare uomini spirituali e allora sì che il Signore potrà rivelare a ciascuno di noi anche le cose che dovranno succedere. Il Signore dice che non fa nulla indipendentemente dall'averlo prima detto ai suoi profeti. Parlò con Mosè delle cose che da lì a poco sarebbero successe, parlò con Abramo, abbiamo sentito domenica scorsa, gli rivelò che da lì a poco avrebbe distrutto Sodoma e Gomorra e può parlare con ciascuno di noi anche attraverso un sogno per dirci quello che sta per fare, ciò che il Signore fa è meraviglioso. Il tuo occhio non l'ha ancora visto? Ma sicuramente il Signore lo farà perché il nostro Dio è un Dio meraviglioso. Ma con, con voi volevo fare un piccolo percorso per comprendere, una volta che credo abbiamo compreso cosa significa essere uomo naturale e cosa significa essere uomo spirituale, intanto ciascuno di noi faccia la domanda a se stesso per comprendere in quale delle due categorie ti trovi non c'è bisogno che lo dici a me, non c'è bisogno che lo dici a un altro, ma il tuo cuore sa se tu sei più carnale che spirituale o più spirituale che carnale. Il Signore ci vuole portare a essere completamente spirituali affinché la nostra carne sia messa a tacere e la nostra spiritualità prenda il sopravvento. Ma molti, consideravo, ancora vivono ancorati alle cose di qua giù. L'Apostolo Paolo scrivendo ai Colossesi poteva dire, fratelli, sorelle, se siete risuscitati con Cristo, non cercate le cose di qua giù, ma cercate le cose di lassù. Ancora io, fratelli, col cuore vi dico, se siete risuscitati con Cristo, come so che siete risuscitati con Cristo, non fate appello alle beghe di questa vita, alla, alle cose che possono nascere, alle incongruenze che vedete in qualche vostro fratello, o in qualche vostra sorella, ma elevatevi, perché il Signore vuole parlare al nostro cuore. E non lo potrà fare se tu non ti elevi. Un giorno l'apostolo Giovanni ascoltò una voce e lo scrisse nell'Apocalisse al capitolo 4. Ho sentito una voce che mi diceva: Sali quassù, sali quassù, e io ti mostrerò le cose che ancora devono avvenire. Se non ci eleviamo, fratelli, se rimaniamo ancorati alle beghe di questo mondo, Difficilmente, anzi quasi impossibile, che noi possiamo ricevere le cose che il Signore ha preparato per ciascuno di noi. Cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito sono pronte per il popolo di Dio, ma il popolo di Dio è un popolo spirituale da poter comprendere e da poter capire a quali responsabilità è anche chiamato nel momento in cui è un uomo o una donna responsabile spirituale. Il Signore ci chiama. A quest'alta e superna vocazione, non perché noi possiamo continuare a essere degli uomini o delle donne carnali, ma perché noi ci possiamo elevare. Sali quassù, dice ancora il Signore stamattina: Io ti mostrerò le cose che devono ancora avvenire. Ma le riassumevo in tre attitudini del nostro cuore delle peculiarità e delle condizioni che il Signore desidera da ciascuno di noi affinché realmente noi possiamo essere esattamente ciò che Lui vuole che siamo, cioè possiamo essere i suoi tramiti. E volevo fare un piccolo breve percorso con voi, incominciando dalla prima condizione, dalla prima attitudine, che è quella di conservare l'umiltà. Venite con me nell'Evangelo di Luca al capitolo 10, di Luca, capitolo 10 verso 17. Luca 10 verso 17. Dice così, ori 70 tornarono con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadare, cadere dal cielo come una folgore, ecco io vi do l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Tuttavia... Non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ecco la prima attitudine, fratelli. Sei un uomo spirituale, sei una donna spirituale, ma lo sei per grazia. E allora devi sempre conservare e mantenere l'umiltà nella tua vita. Questi settanta erano felici, erano allegri, perché il Signore gli aveva dato dei poteri soprannaturali attraverso cui non solo erano riusciti a guarire i malati, ma avevano imposto le mani anche una cosa ancora più difficile, avevano imposto le loro mani a degli indemoniati e avevano visto che i demoni erano fuggiti via. E allora tutti contenti dice "Signore, tu sei andato oltre". È come dire "Tu hai ecceduto quello che erano le nostre aspettative, le nostre speranze", cosa che il nostro occhio non aveva visto. Il nostro orecchio non aveva udito e che non era neanche salito nel nostro cuore. Tu, quello già ce lo hai fatto vedere. Noi siamo riusciti a fare delle cose meravigliose. E Gesù, seppur era felice insieme a loro, perché aveva visto che attraverso degli uomini deboli, dei deboli strumenti, perché al Padre così era piaciuto, attraverso quegli uomini umili e pescatori, il regno di Satana stava cominciando a scricchiolare. Però Gesù dice qualcosa di più elevato qualcosa di spirituale, qualcosa che possiamo capire solamente se ci eleviamo e siamo uomini e donne spirituali. Dice tuttavia, però, attenzione, non vi rallegrate per il fatto che siete andati oltre le vostre capacità naturali, ma piuttosto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel libro, nel libro della vita. Rallegratevi perché il regno di Sadana non è più per voi allegratevi perché perché voi appartenete all'iddio vivente e vero a colui che ha fatto i cieli e la terra e adesso voi appartenete a lui e questa deve essere la fonte della vostra gioia di qualcosa che diventa duraturo. non siate fratelli superbi non siate vanagloriosi non vi mostrate non mostrate i vostri talenti spirituali perché è per grazia che noi li abbiamo ricevuti c'è uno scopo importante per cui tu hai ricevuto i tuoi doni spirituali. C'è uno scopo importante per cui ogni ministro dell'Evangelo è chiamato a predicare l'Evangelo. Nessuno, fratelli, si bei o si pavoneggi di quello che il Signore ha fatto nella propria vita, perché c'è uno scopo che è molto più alto e è quello di portare avanzamento al Regno di Dio. Il Signore ci ha, a essere, ci ha chiamato ad essere luce del mondo e sale della terra. Non perché possiamo metterci una medaglia al petto e dire oh, come sono spirituale, oh come io sono diverso dagli altri. No, il Signore ti ha chiamato a quest'alta e superna vocazione affinché tu lo possa in ogni modo rappresentare come Lui desidera di essere rappresentato. Non attraverso la vana gloria. Anche se tu hai ricevuto un ministero, non ti vantare mai del successo del tuo ministero. Anche se tu hai ricevuto dei doni meravigliosi, dei doni spirituali, non vantarti mai dei tuoi doni spirituali, perché è per grazia che tu li hai ricevuti. Gratuitamente. Tu non avevi fatto nulla per meritare tutto questo, ma il Signore nella sua misericordia e nella sua magnanimità te li ha dati per uno scopo ben preciso affinché tu lo rappresenti qui sulla terra così come lui vuole essere rappresentato e allora fratelli prima condizione prima attitudine del cuore se è un uomo spirituale se è una donna spirituale conserva l'umiltà perché l'umiltà andrà davanti alla gloria seconda attitudine del cuore venite con me girando pagine in Luca capitolo 9 Luca capitolo 9 verso 28 la seconda attitudine è raggiungere le alte vette per poi scendere. Il Signore ci chiama a vedere la sua gloria, ma questa gloria che il Signore ci ha mostrato, le cose che Dio ci ha già rivelato, non sono soltanto per noi, ma sono anche per gli altri. Allora raggiungi le alte vette, ma poi non rimanere nelle alte vette e scendi. Luca capitolo 9 verso 28 dice brevemente: Ora avvenne che circa otto giorni dopo questi discorsi, egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui, essi erano Mosè ed Elia, i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che doveva compiere a Gerusalemme. Or, Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così, venne una nuvola che li adombrò, e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola e una voce venne dalla nuvola dicendo questi è il mio amato figlio ascoltatelo e mentre quella voce parlava Gesù si trovò tutto solo ora essi tacquero e in quei giorni non raccontarono nulla a nessuno di ciò che avevano visto fratelli a volte raggiungiamo le alte vette perché il Signore ci porta a raggiungere quelle alte vette qui furono Pietro, Giovanni e Giacomo di godere hanno goduto della gloria visibile ai loro occhi. Videro il volto di Gesù trasfigurato e altri due uomini di Dio, protagonisti dell'Antico Testamento, essere lì alla loro vista. Allora, quando si svegliarono appesantiti dal sonno e videro questa immagine, era come se dicessero: Oh, basta, immortaliamo questo momento forse se c'era un fotografo ci dicevano fammi una fotografia perché questo momento deve rimanere indelebile nelle nostre menti magari con quella foto sarebbero scesi poi a valle per mostrarla a tutti gli altri discepoli e torniamo al primo punto guardate quello che noi abbiamo ricevuto abbiamo visto la gloria di Dio abbiamo visto Elia e Mosè e il volto di Gesù trasfigurato non ci muoviamo di qua anzi per paura che quella scena potesse sfuggire ai loro occhi per paura che potessero andare via. Dice Gesù, attenzione, non ci stiamo così bene qui, facciamo tre tende, una per te, una per Elia e per Mosè, vi accomodate e noi stiamo bene così. Fratelli, a volte sì, noi raggiungiamo le altre vette spirituali, il Signore ha messo in noi anche le sue rivelazioni, ma poi da quelle vette non ci vogliamo più muovere. Le abbiamo raggiunte, abbiamo trovato una posizione di comodo e da quella posizione di comodo non ci vogliamo più muovere. E così facendo, fratelli, saremmo esattamente quello che sono i monaci di clausura, a chi possono servire. Vivono una vita di ascetismo, vivono una vita di relazione intima col Signore, almeno dicono loro, io non conosco i loro cuori, ma a chi o a cosa stanno servendo? Il Signore non ci chiama a raggiungere le alte vette e rimanere nelle alte vette. Ci sarà un giorno in cui godremo appieno della sua presenza, così come oggi noi godiamo appieno della sua presenza attraverso il suo spirito. Ma il Signore ci chiede di raggiungere le altre vette e poi scendi a valle per portarle alla merce di coloro che hanno bisogno del tuo essere spirituale. A cosa serviresti? Nel regno di Dio, se tutto quello che il Signore ha rivelato alla tua vita, se i doni che Lui ti ha dato, tu non li usassi per l'avanzamento del suo regno, non servireste a nulla. Allora il Signore attraverso questa seconda attitudine che l'uomo o la donna spirituale devono avere, ci dice, figlio mio, figlia mia. Con me tu hai raggiunto le alte vette, ma adesso io ti rilascio affinché tu sia realmente luce del mondo e sale della terra, affinché tu sia realmente uno strumento nelle mie mani e affinché questo mondo che giace nelle tenebre possa realmente comprendere che io sono morto per ognuno di voi. Seconda attitudine, sali ma poi scendi, raggiungi le alte vette ma poi vieni. A raccontare le meraviglie che il Signore ha fatto nella tua vita. E questo ci conduce alla terza attitudine, che è mettere appunto a servizio degli altri la propria spiritualità ed i propri doni. Venite con me in Secondo Re, capitolo 6, versetto 8. Secondo Re, capitolo 6, versetto 8. Leggo il dal verso 8 fino al verso 23 perché desidero che comprendiate il senso di questa scrittura. Mentre il re di Siria ci siamo, sento ancora sfogliare, secondo re, capitolo 6, verso 8, dice: Mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consulta, consultandosi con i suoi servi, disse: Il mio accampamento sarà nel tale e tale luogo. Allora l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: Guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. Perciò il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e da cui l'aveva messa in guardia. Così egli mantenne in quel luogo vigilanza, e ciò avvenne non una o due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro: Non sapete dirmi chi dei nostri patteggia per il re di Israele? Qua mi pare che c'è qualche talpa, qualcuno che parla. Allora uno dei suoi servi rispose, nessuno re mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, io aggiungo, quell'uomo spirituale, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera da letto. Allora il re disse, andate a vedere dove si trova perché lo possa mandare a prendere. Gli fu riferito, ecco, si trova a Dodan. Così il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse, ah, cosa faremo, mio Signore? Egli rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse, o oh Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere l'eterno allora ha perso gli occhi del giovane e questi vide ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutti intorno ad Eliseo come si riscendevano verso Eliseo questi pregò l'eterno e disse ti prego colpisci questa gente di cecità ed egli li accecò secondo la parola di Eliseo allora Eliseo disse loro non è questa strada e non è questa la città seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate quindi le condusse a Samaria Ora, quando giunsero in Samaria, Eliseo disse, o oh Eterno, apri loro gli occhi perché vedano. L'Eterno ha perso loro gli occhi ed essi videro, ed ecco si trovavano dentro Samaria. Quando il re di Israele li vide, disse ad Eliseo, Padre mio, li devo uccidere, li devo uccidere. Egli rispose, non ucciderli. Uccideresti forse quelli che hai fatto prigionieri con la tua spada e col tuo arco? Metti loro davanti pane e acqua affinché mangino e bevano e poi ritornano dal loro Signore. Allora egli preparò per loro un grande banchetto, dopo che ebbero mangiato e bevuto li congedò ed essi ritornarono dal loro Signore, così come le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni nel territorio di Israele. Qui fratelli in questo capitolo di secondo re, in questa storia di Eliseo, abbiamo esattamente il riassunto di tutto quello che ho appena detto. Un grande uomo di Dio, un grande uomo spirituale un grande uomo che ha fede che il Signore possa operare potentemente, un grande uomo che riceve rivelazione direttamente dall'alto, un grande uomo che ha dei doni spirituali, ha un dono di conoscenza, un dono di sapienza, eppure un grande uomo umile, un grande uomo che sa che tutto ciò che ha ricevuto non viene dai suoi meriti, non viene dalle sue opere, ma viene direttamente dall'alto. Egli, egli, può parlare con il Signore a tu per tu e il Signore lo ascolta e lo esaudisce perché sa il Signore che Eliseo è un uomo spirituale e quello che stava facendo lo stava facendo perché era al servizio di Dio, era al servizio del popolo di Israele. Allora, Eliseo prega non soltanto per sé. Guardate un po', fratelli, quello che dicevo poco fa, mettere al servizio degli altri la propria spiritualità ed i propri doni. Il dono che Eliseo ha avuto Direttamente dall'alto, direttamente da Dio, lo mette anche a disposizione degli altri ed egli non soltanto i suoi occhi erano stati aperti e lui aveva potuto osservare che quelli che erano con lui erano più numerosi di quelli che erano con i suoi nemici. Ma prega, prega per il suo servo perché il suo servo era atterrito. Dice: Eliseo, scappiamo. Che canna fanno a pedi? No, no, non scappare, signore. Ti prego, apri gli occhi del mio servo. Ecco che si fa da tramite. La sua spiritualità non era ostentata, la sua spiritualità non era un buccazzaro che diceva: Ma che dici tu? Vieni con me, io vedi che vedo cose che tu non puoi vedere e tu non li puoi vedere queste cose perché sono riservate soltanto a me. No, no, Eliseo non fa questo. Eliseo si mette a disposizione dell'avanzamento del regno di Dio, anzi, dice: Padre, Signore. Apri gli occhi del mio servo affinché anche lui possa vedere quello che io ho appena visto. Anche lui riceva una piena rivelazione di quello che tu stai per fare. Anche lui riceva una rivelazione di quello che tu sei potente a fare. Fratelli, è questo quello che il Signore ci chiama a fare. In umiltà, salire, a raggiungere le alte vette, ma poi scendere e metterle a disposizione di coloro che ancora non hanno ricevuto. Ancora non hanno ricevuto una piena rivelazione come l'hai ricevuta tu nel momento in cui hai detto: Signore, io apro il mio cuore e ti ricevo come mio Signore e Salvatore. Questo è quello che fa l'uomo spirituale, fratelli. L'uomo spirituale non sta da eremita, non sta da asceta. Perché se tu sei un asceto, sei un eremita, vivrai in un'altra dimensione e non potrai neanche accorgerti, non soltanto dei bisogni del mondo, ma non ti accorgerai neanche dei bisogni che ci sono nella Chiesa fra i tuoi fratelli e le tue sorelle. Il Signore ti chiama ad avere sì un orecchio attento e un occhio attento per vedere le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha ancora ascoltato, ma ti chiama a essere con i piedi ben per terra, cioè ad attingere. Dalle cose celesti per portarle a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno. Ecco, ecco il modo in cui un uomo spirituale o una donna spirituale farà la differenza in questo mondo. Fratelli, la Chiesa oggi è a questi livelli, o perdiamo del tempo facendoci la guerra uno con l'altro, la Chiesa oggi ha ben compreso che siamo all'undicesima ora. Abbiamo ben compreso, fratelli e sorelle, che siamo alla fine e il Signore sta per tornare? E se tornasse in questo momento, tanti ancora sono perduti? Il nostro cuore batte come batte il cuore del Signore? Oppure pensiamo soltanto al nostro orticello e dici: Abbiamo raggiunto una posizione di comodo, Signore, facciamo tre tende, non muovi mica. Ormai io e la mia famiglia siamo stati salvati perché abbiamo accettato Te. Non me ne frega niente degli altri. No, fratelli, non è questo il modo con cui tu comunichi la tua spiritualità a questo mondo che ha bisogno della manifestazione dei figli di Dio. Questo mondo ha bisogno di che tu possa annunciare che c'è un solo Gesù, un solo Cristo, un solo Salvatore, un solo Signore e che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di lui. Viviamo fratelli in una società in cui molti sono come uscita da un terremoto, sta sotto le macerie, io la vedo così questa società. Molti, e non questo terremoto, non ha distrutto i loro corpi, ma sta distruggendo le loro anime. Satana sta facendo ancora incetta di uomini e di donne, che ancora non hanno compreso che l'unica salvezza è quella di piegare le proprie ginocchia e dire, Signore, io ti appartengo, fai di me tutto ciò che vuoi. Noi siamo coloro che dobbiamo portare quest'acqua in una città prima e in un mondo dopo che sta morendo di sede se questo noi lo comprendiamo e allora sì che il Signore ti potrà usare sì che sarai veramente un uomo spirituale o una donna spirituale ma se tu non ti elevi se tu rimani ancorato esattamente come l'uomo naturale, come l'uomo carnale rimani ancorato alle beghe di questa vita difficilmente il Signore potrà rivelare le cose a venire e ciò che Egli vuole fare Sii sì, tu un uomo e una donna che ha un orecchio attento per ascoltare la voce del Signore e che ha un occhio ben vigile per vedere i bisogni che ci sono in questo mondo. Il Signore ha scelto noi, fratelli. Questa è una meravigliosa responsabilità, ma è pur sempre una responsabilità. Non possiamo esercitare questa responsabilità rimanendo oziosi nell'opera del Signore. Tutti siamo chiamati a fare qualcosa. Se il tuo cuore brucia per le cose che. Fanno bruciare il cuore di Dio e allora sì, tu sarai un uomo spirituale, ma non sarai un uomo o una donna spirituale fino a se stesso. Non lo sarai per il tuo tornaconto, non lo sarai per avere un successo, non lo, non lo sarai per fare la gara con qualcuno per dire io sono più spirituale di me. Sapete, a volte purtroppo nel corso dei miei anni ho anche sentito qualcuno che si vantava, io ne a quattro, io ne a dieci. Signore, abbi pietà e facci comprendere che noi piantiamo, noi annaffiamo, ma colui che fa crescere è il nostro Signore. Ogni cosa che noi facciamo, riteniamoci sempre dei servi disutili, ma dei servi disutili che il Signore ha utilizzato per l'avanzamento del suo regno. Ed ecco che egli ci ha elevato, ci ha elevato a figli. Noi siamo i figli di Dio. Noi siamo coloro che il Signore vuole usare per l'avanzamento del suo regno. E questa è una grande responsabilità, ma è questo anche un grande onore per ciascuno di noi. Non vogliamo minimizzare l'onore che abbiamo ricevuto, fratelli, ma vogliamo dire sempre Signore, grazie per quello che tu mi hai dato. Grazie per i tuoi doni. Grazie per quello che tu mi chiami a fare nella tua opera. Ma Qualsiasi cosa voi farete o qualsiasi cosa noi faremo, ricordiamoci sempre che la facciamo sempre perché la gloria vada al Signore. Prima la gloria di Dio e poi c'è tempo anche per la nostra gloria, perché il Signore ci ha dato la sua gloria. Ma non invertite mai questo trend, fratelli e sorelle. Non passate prima la vostra gloria e poi se ne rimane la gloria andrà a Dio. No, prima la gloria a Dio. E poi il Signore ci riempirà, riempirà le nostre vite della Sua gloria. Amen. Ci possiamo alzare all'impiede, alleluia. Gloria a Te, Signore. Viviamo ancora in una città che è piena di problemi, fratelli. Il Signore ha promesso che farà cose meravigliose in questa città. Ma ancora viviamo in una città dove c'è delinquenza, dove c'è massoneria, dove c'è mafia, dove c'è prostituzione, dove c'è droga, dove c'è alcol. Questi problemi. Non possono essere nascosti agli occhi degli uomini spirituali. Ma il Signore ci dia occhi spirituali per comprendere che ancora c'è molto da fare in questa città. Ma il Signore dice a ognuno di noi: se non vai tu, chi manderò? Alleluia. Alziamo le nostre mani. Alleluia. Gloria a te, Signore. Signore, abbiamo cantato all'inizio: Io do me stesso a te, affinché tu mi possa usare. Sì, Padre, noi diamo noi stessi a te come strumenti validi nelle tue mani e affinché tu possa usare le nostre vite, non per la nostra gloria, ma per la tua gloria. Signore, riconosciamo che tu sei un Dio di gloria e attraverso te noi siamo riempiti della tua gloria. Grazie, Signore, perché abbiamo ben compreso che l'essere un uomo o una donna spirituale non lo siamo per noi stesse e per le nostre finalità, ma lo siamo per portare avanzamento al tuo regno. Utilizzaci, Signore, per portare acqua agli assetati, per portare cibo da mangiare a coloro che stanno morendo di fame, perché sappiamo che ancora c'è tanto da fare. Grazie, Signore, per quello che tu metti del continuo nel nostro cuore. Sia questa parola ritenuta nella, nella vita e nei cuori di ogni mio fratello, di ogni mia sorella che l'hanno ascoltato, affinché porti, Signore, vita e vita in abbondanza, non soltanto in loro, ma in questa città che ha bisogno di te. E noi ti diamo l'onore, la gloria e la magnificenza che spettano a te e al tuo figliuolo Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen, amen. Dio ci benedica.